Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui con Velox. Oggi sono qui ragazzi per portarvi un nuovo video su Call of Duty Black Ops 4 ragazzi. Per chi non lo sapesse, ieri sera verso le 7, come ormai è consuetudine da anni per aggiornamenti di COD, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento su BO4 dal peso moderato di 11 giga, che porta con sé tante novità che però non andremo a elencare tutte. Per chi fosse interessato a scoprire proprio tutte le novità, vi metto le patch notes qua sotto, sono in inglese quindi insomma non sono in italiano, però comunque c'è tutto quanto, cioè se vi interessa scoprire tutto, ma proprio tutto riguardo il nuovo aggiornamento, lo trovate qua sotto in descrizione. Parlando invece delle cose che mi interessano, che sono fondamentalmente tre, la prima cosa ragazzi, veramente troppo figa che hanno fatto, che andava fatta sin da subito ma meglio tardi che mai, è la possibilità di utilizzare le mimetiche reattive su tutte le armi. Vi ricordate le mimetiche reattive? Non sono quelle mimetiche che cambiano in base a quello che fa in partita. Ok, sino a ieri prima dell'aggiornamento, le mimetiche reattive erano utilizzabili solo per determinate armi, cioè ogni arma diciamo circa aveva la propria mimetica reattiva, quindi non è che potevi utilizzare quelle che tu avevi sbloccato per tutte le armi, ma soltanto per l'arma in questione per cui era stata ecco realizzata. Ecco, adesso puoi utilizzare le mimetiche reattive per tutte le armi senza dover appunto seguire quella che è l'arma iniziale. Ed infatti guardate cosa ho tra le mani, la mimetica plasma ragazzi. Vi ricordate che tipo qualche giorno fa feci un video, tipo una settimana fa feci un video in cui appunto Vi mostravo questa mimetica plasma per il KN e rosicavo, perché comunque questa mimetica è veramente bellissima e mi dava fastidio il fatto che si potesse utilizzare. Cosa? Ma che cazzo di movimento ha fatto? Ok, mi dava fastidio il fatto che si potesse utilizzare soltanto per il KN, no? Vi ricordate? Rosicavo un botto per sta roba. Bene, finalmente posso utilizzarla per tutte le armi. E così come per tutte le altre mimetiche reattive, ripeto, non è una cosa unica di sta mimetica. Tutte le mimetiche reattive adesso si possono utilizzare su tutte le armi. Attenzione, non le mimetiche maestria, Ma questo mi ha rotto i coglioni, questo bot maledetto! Che arma sta usando? Lo Swordfish! Ma guardalo! Dicevo, adesso tutte le mimetiche reattive, attenzione, non la messa alle reattive, si possono utilizzare per tutte le armi, ragazzi. È una cosa veramente strafiga, perché appunto quella di prima era un vincolo stupido, cioè la cosa che si potesse utilizzare soltanto per le armi per cui erano state realizzate era veramente una grande cazzata. Quindi sono veramente contento che abbiano fatto sta modifica, ecco. Ripeto, non è una cosa geniale, ecco, l'avrei voluta fare da subito, però ripeto, meglio tardi che mai, voglio dire, non ci lamentiamo ragazzi. Anzi, sono veramente stracontento. Quello è ancora primo, raga. Muori. Ma starà camprando ancora là in fondo, secondo voi, quel pezzo di merda? Ad ogni modo, non è l'unica novità appunto di cui voglio parlare oggi. Ce ne sono altre due almeno interessanti di cui mi va di parlare. La seconda, ragazzi, che penso abbiate sentito tutti i conti, perché se ne parlo veramente tanto, è l'arrivo delle private su Blackout. Finalmente è possibile appunto fare le private sulla mitica modalità Blackout, che appunto per ora è giocabile solamente in pubblica. E questa cosa è veramente molto interessante, perché ti dà la possibilità di fare veramente tante cose. E penso che sia una di quelle cose che comunque tenda a rianimare il gioco, diciamo, perché comunque ti dà la possibilità appunto di spaziare con le cose da fare, visto che su Blackout fondamentalmente si può fare veramente di tutto. Ci sono i veicoli, la mappa è gigantesca, puoi fare veramente di tutto ragazzi. Quindi finalmente diciamo è possibile giocare in privata, quindi arriveranno un sacco di minigiochi oltretutto di ogni tipo. Ci si può fare veramente di tutto, nascondino, gare di veicoli, si può fare di tutto raga, e sono veramente contentissimo di questa cosa qua, vi giuro, veramente veramente contentissimo ragazzi. Oh cazzo, veramente stra contento. E ripeto, è una di quelle cose, secondo me, questa qua che rianima il gioco fondamentalmente, perché dà alla gente tanto da fare, veramente tanto da fare. Cioè da fare sia ai creator, quindi gente come me che fa i video, gente che come me che streama, perché ripeto, oltre che fare minigiochi puoi fare proprio le prive. Ha quittato quello che stava sponchillando da tutta la partita. Godo come pezzo di merda, godo. Dicevo, dà la possibilità appunto di fare robe nuove, fare anche semplicemente delle private appunto su Blackout normalissime, giocando appunto alla modalità stessa. Possibilità di... Guarda che mi quittano tutti, scappano. Da veramente tanto da fare. Quindi secondo me potrebbe essere veramente un'aggiunta molto interessante questa qua. Al momento purtroppo non si possono modificare le impostazioni della lobby. Ok, quindi non puoi proprio fare quello che vuoi. Non so se mi spiego. Cioè la partita è normale, cioè c'è un limite di tempo, la safe avanza, è proprio come una pubblica. Quindi questa cosa è un po' limitante. Questa cosa è un po' limitante. Non so se si possa dire limitante o limitativa, insomma limita comunque. E allo stesso tempo non puoi giocare oltre, non puoi avere oltre 12
10 persone in lobby, quindi non è proprio una privata incredibile, ok? Sei un po' limitato in quello che puoi fare. Però hanno già detto che in futuro modificheranno tutto quanto e metteranno la possibilità di mettere più persone in lobby, di modificare i settaggi. Un consiglio che vi posso dare: se volete fare i cazzoni e non volete che la partita finisca, non volete morire, eccetera, eccetera, proprio volete fare quello che vi pare, giocate nella prepartita. Cosa significa? Significa che quando voi avviate la partita di Blackout in privata, siete nella lobby prepartita, la solita, no? In cui appunto in pubblica solitamente c'è il countdown e poi inizia. Ok, in privata non c'è il countdown, la partita è ferma nella lobby prepartita fin quando voi non la avvierete premendo start e poi dalle impostazioni appunto potete avviarla. Bene, rimanete nella lobby, lì il tempo è infinito, non morirete mai, potete fare quello che cazzo volete, ed è quello che appunto faremo noi, anche noi, per fare i minigiochi al momento, perché appunto se giochi la modalità Blackout normale avviando la partita, oltre che morire c'è il tempo limite e non puoi spectare, insomma è molto molto ancora blindata, diciamo. Quindi giocate così come vi ho consigliato. Comunque ci becchiamo la prossima partita, perché ormai il tempo è scaduto e non voglio di parlare in lobby a caso. Un'altra cosa, ragazzi, molto molto interessante, ultima cosa di cui voglio parlare, che è stata aggiunta ieri con la patch, sono delle modifiche allo Zero, allo specialista, che è stato in linea di massima depotenziato. Diciamo che è stato aumentato il tempo necessario per hackerare l'UAV, gli approvvigionamenti, il contrattacco UAV, per hackerare certi specialisti, insomma è stato proprio depotenziato in generale. Se volete vedere nel dettaglio queste cose qua, andatevela a vedere, ragazzi, nelle pagine che vi ho messo, anche perché stare qui a dirvele è più o meno inutile come cosa. Ad ogni modo, una mossa azzeccata, perché dopo l'aggiunta di questo specialista si sono lamentati veramente tutti, cioè tutti si lamentavano dello Zero, era uno specialista obiettivamente rotto in culo, lo odiavano anche i pro player, si lamentavano su Twitter continuamente, perché è veramente qualcosa di allucinante sotto tutti i punti di vista. Cioè uno specialista che io non ho mai fatto un video a riguardo, non so se molti me l'hanno chiesto, ma non so se avete fatto cosa, ma non ho mai fatto un video riguardo proprio lo Zero per parlarne, perché di fatto non mi andava, perché era un'aggiunta veramente su cui mi sarei dovuto semplicemente lamentare, perché oltre che essere uno specialista totalmente inutile al fine della partita, era uno specialista che innanzitutto rompe il cazzo, perché quando appunto lo usano ti falsifica la minimappa, diciamo, ti incasina tutta la visuale, non capisci nulla, ti impedisce di curarti, ti ruba le cose. Questa cosa è incredibile, il fatto che rubi le streak è scandaloso. E anche gli specialisti, è scandaloso, perché comunque io ho sempre detto che BO4, cioè in generale BO3 anche, insomma, gli specialisti per me sono una cosa molto fastidiosa, perché appunto è fondamentalmente un regalo. Gli specialisti sono dei regali, cioè regali alla gente la possibilità di fare delle kill facili con delle specie di streak, cioè gli specialisti sono delle streak praticamente, ok? Ok, minchia, con questo specialista puoi addirittura rubare, oltre che regalare cose, stai rubando le streak a chi se le è meritate. Una cosa secondo me intollerabile, cioè veramente troppo stupida, ingiusta proprio. Quadratino, raga. Di conseguenza, appunto, sono contento che l'abbiano depotenziato, perché era d'obbligo farlo. Era veramente d'obbligo depotenziare questo specialista qua, perché era veramente una cosa fuori di testa. Raga, ma qua facciamo il record del mondo di CT, raga. Wait, just a sec. Wait. Qui il record non ce lo leva nessuno, raga. Merda, eravamo 14-0. Hanno già brutto la mia scuola di droni? No, non può essere. Potenziato rimosso. Sì, ne abbiamo già. Siamo a 16 kill, ragazzi. Merda, quando miro con sta cazzo di cosa mi si pianta la mira, oh. Ma dai, streak, killate, vi prego. Vi prego. Dai, no. Siamo a 20. Minchia, ragazzi, facciamo una partita incredibile. Dai, streak. Ok, 24. Ma sono già passati oltre i 2 minuti. Sono già passati. Dovevo killare con le armi quando ho tirato le streak. Non ho più fatto una kill praticamente. L'ultima. Non lo so quanto tempo ho fatto, ma secondo me ho fatto il mio record, sapete? Secondo me ho fatto il mio record, raga, per forza, perché cazzo, il mio record era tipo 2 e qualcosa, 2.40 mi pare. 2.40, qua non ho fatto 2, qua ho fatto di meno di 2.40, raga. Qua ho fatto veramente di meno. E vabbè, raga, ve lo scrivo qui se ho fatto il mio record. Un episodio del Road Wolf Asset Free for All improvvisato. Ragazzi, fatemi sapere, cazzate a parte, cosa ne pensate di questo specialista. Vi invito a lasciare un bel likeozzo. E noi ci becchiamo, ragazzi, stasera in streaming alle 22. Chi manca è veramente un infame. Cioè, ve lo dico, non so perché, però non mancate. Su Twitch ogni giorno stream alle 22, ragazzi. Passate a trovarmi, ci divertiamo un sacco ogni volta. Faccio private, faccio pubblica, faccio zoom, faccio ogni cosa. Mi concedo a voi come intrattenitore per ore e ore. No, sto scherzando. Comunque, passate a trovarmi, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Bella, raga. Ciao.